A Raffanali ha inaugurato una sede del gruppo ERA, consulenza e soluzioni su misura per l'energia sostenibile delle famiglie. Il taglio del nastro e la conferenza. E oggi è un giorno importante per il gruppo ERA e credo anche per Raffadali. Procediamo oggi con la prima inaugurazione, il primo sportello del gruppo ERA in Sicilia. Nei prossimi giorni ce ne saranno delle altre. Il gruppo ERA arriva qui con il suo know-how, e cioè la forza della prossimità con il cliente. Noi non solo abbiamo canali di contatto da remoto, ma diciamo, il valore aggiunto è quello di essere presenti fisicamente, per in modo tale da prendere per mano il cliente e accompagnarlo nelle scelte migliori. Altro punto di forza è l'energia green. Nell'era della transizione energetica ed ecologica abbiamo particolare attenzione a questo modello di sviluppo. La prima inaugurazione in Sicilia, in provincia di Agrigento, abbiamo Raffadali che attraverso il nostro partner imprenditoriale del luogo. Poi ci saranno altre inaugurazioni nella provincia di Siracusa, di Palermo e di Ragusa. Quindi insomma, è un territorio sul quale il gruppo ERA è convinta di investire, e siamo contenti di averlo fatto. Iniziamo con le commodity di luce e gas. Il gruppo ERA, come sapete, spazia dai servizi ambientali, luce, pubblica illuminazione e tanto altro. Al momento in Sicilia partiamo con le commodity, poi ci allargheremo anche alla vendita di prodotti e servizi. Ormai da anni si parla di transizione energetica ed ecologica, ERA oltre a parlarne la declina in atti concreti. Attraverso la presenza fisica sul territorio, diciamo, questo è anche un elemento di garanzia per il cliente, perché noi siamo qui, non abbiamo Raffadali procacciatori che suonano al campanello e poi magari scappano. C'è il nostro imprenditore, un partner serio che è qui da anni, che prende per mano il cliente, prova ad accompagnarlo nella scelta migliore del libero mercato. Abbiamo tariffe a prezzo fisso, tariffe a prezzo variabile. Come sapete, non molto tempo fa c'è stata una crisi energetica molto importante che ha provato le famiglie, il conto economico delle famiglie. Noi attraverso la proposizione di prezzi fissi siamo riusciti a mettere in sicurezza molte famiglie, cioè tutti quei clienti che si sono fidati della nostra consulenza e quindi non della nostra vendita commerciale squisita della commodity, si è trovata bene e abbiamo quotidiano riscontro in questo. Quindi il libero mercato diciamo, non è un perimetro nel quale ci si muove da soli, ma ci si muove accompagnati dai nostri consulenti.